Santa Sorella. Mazzone poi apre il quadro dei notai del primo ramo e dei ecclesiastici del secondo ramo del casato degli Zerbi. Nel 1200-300 costruì la prima cappella di Santo Zerbi. Ecco passare Sant'Antonio Abate, il gruppo da 251-300. Vediamo transitare dietro il cardinale Borromeo.
gli lasciava il padrone della terra. Se era fortunato e vicino c'era un bosco, magari il contadino poteva avere il lusso di cacciare un po' di piccola selvaggina e raccogliere qualche fungo. Dopo i contadini, il gruppo dei contadini, ecco gli stagneratori e gli unici guardiani. Ecco il gruppo degli stagneratori e dei musici lariani. Grazie agli sbandieratori e ai musici lariani. Del borgo di Saronno si differenziò da quelli circostanti
per la presenza di ferrai, sarti, tessitori di tele, tintori e oleari e ramari. Dopo la seconda metà del XVI secolo, a seguito della costruzione del santuario della Beata Vergine dei Miracoli, il mercato si ampliò, anche perché ad altri centri come Legnano e Lomazzo non venne concesso di realizzare un proprio mercato. È del 1709 un documento che riporta una lista di 82 commercianti distribuiti tra Piazza Grande, l'attuale Piazza Libertà, e Piazza della Limosa, oggi Piazza Riconoscenza. Importante era la presenza degli animali e del famoso mercato boario. Una descrizione del 1833 dell'abate Raffaele di Bolbo specifica che il mercato si teneva nei giorni di lunedì e venerdì e il più importante di mercoledì. Con gli animali. Vedete che sfilano grandi, piccoli, tutti con il costume tipico dell'epoca dei quadri che stiamo rappresentando. Ecco il carro con l'arrivo delle nuove campane. Era un momento di grande festa e gioia per tutti. La vita quotidiana veniva regolata dalle campane ed è proprio sul suono di esse che inizia la giornata lavorativa. Nei giorni delle feste pasquali, quando le campane non si possono suonare, erano sostituite dal rumore assordante di un antichissimo ingegnoso marfingegno di legno chiamato Raganella. Tra le altre funzioni c'era quello di annunciare anche un pericolo imminente, dovuto a delle calamità come ad esempio un incendio. E quindi c'era un'esortazione agli uomini per lasciare il lavoro nel campo e raggiungere la piazza del paese. Venivano suonate le campane anche quando c'era un forte temporale per allontanare la tempesta e i fulmini. La caduta di un fulmine poteva provocare un incendio ai pagliai. E avere un pagliaio bruciato da un fulmine era considerato, oltre che un danno, una maledizione. Ecco sfilare il corpo musicale cittadino di Saronno, che accompagnava come giorni nostri questi momenti solenni e festosi in cui i bambini giocavano e si divertivano e le famiglie potevano riposarsi dal lavoro dei campi e vedere momenti di festa tutti insieme, dal contadino fino al borghese più benestante. L'autunno è la stagione nella quale gradualmente si passa dal fervore primaverile del sud alla calma invernale. Nelle vigne era in pieno svolgimento la raccolta dell'uva che nella cantina veniva trasformata in vino con operazioni che si prolungavano fino alla stillatura del vino nuovo verso la fine della stagione. Continuava la raccolta anche di alcuni frutti come le noci e si lavorava l'ultimo latte della stagione. Le tiepide giornate autunnali permettevano buoni raccolti nell'orto e dell'ultima frutta di stagione. Importanti erano i lavori nel bosco con la raccolta dei suoi preziosi frutti, castagne, funghi, tartufi, mirtilli, lamponi e altre bacche. Ed ecco il gregge nella scena della transumanza. La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano dai pascoli,
casa. A seguire la scena del trasloco. Fare San Martino è un modo di dire usato nel territorio della pianura padana. Significa cambiare lavoro, luogo di lavoro e in senso più ampio traslocare. L'anno lavorativo dei contadini terminava all'inizio di novembre, dopo la semina. E allora il datore di lavoro, proprietario del campo e della cascina, non avesse rinnovato il contratto con il contadino per l'anno successivo, questi era costretto a trovare un nuovo impiego, altrove presso un'altra cascina. La data scelta per il trasferimento, per tradizione e ragioni climatiche, era infatti l'estate di San Martino, era quasi sempre l'11 novembre, giorno in cui la chiesa ricorda San Martino di Turra. Nelle città dove i lavori erano diversi da quelli agricoli, si diceva fare San Michele. Moltissime persone vivevano in affitto e venivano stipulati per convenzione contratti il 29 di settembre, giorno di San Michele. E poi ecco che concludono il gruppo di cornamuse e mirandolesi in Pedar. Si conclude così la sfilata, il corteo storico di Sant'Antonio con tutti i figuranti che lo hanno rappresentato. Chiediamo ancora di fare attenzione agli spostamenti per non intralciare il corteo che continua a lungo corso Italia e via San Giuseppe per tornare poi alla chiesa di Sant'Antonio. Si desidera poi al termine del corteo visitare il borgo storico in prossimità della chiesetta di Sant'Antonio. Tu bene? Così in demo. Loghi with philatelic lens as gadget may give more pleasant vision and with higher deepness. I wish you.
ed al fatto che i boschi che circondavano Saronno erano ricchi di selvaggina. Potete seguire poi il gruppo dei falconieri di Sua Maestà Reale. Il gruppo figuranti Borgo Bernate Tre Ponti, preceduto dalla bandiera con lo stemma degli Sforza, ci ricorda che nel 1400 il duca Galeazzo Maria Sforza, signore di Milano, instaurò nel ducato milanese la signoria Sforza. Il passo di tale signoria, con l'impulso dato al commercio e all'agricoltura, fu ammirevole. Segue la figura di Cecilia Gallerani, contessa di Saronno, accompagnata da altri due cavalieri a cavallo. Cecilia Gallerani, giovanissima, divenne amante del duca Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, e generò un figlio maschio, Cesare Sforza, ottenendo nel 1491 la donazione del feudo di Saronno, vita natural durante. Buona conoscitrice del latino e frequentatrice di poeti e letterati, fu poetessa ella stessa, ma la sua fama è dovuta soprattutto al fatto che posò per Leonardo da Vinci, che la immortalò in un suo ritratto, la famosa dama con l'ermellino, oggi custodito a Cracovia. Segue adesso... Anche il borgo di Saronno fu luogo di devastazione, di saccheggio, di pestilenze e di fame. Lariani.
Russia contribuì al diffondersi dell'epidemia. I soldati saccheggiavano e devastavano i campi e le riserve di cibo già scarse. Molti contadini scappavano da Milano per fuggire alla miseria e alle scorrerie dei lanzi greci, aggravando sempre di più il contagio del nord. Erano il trionfo della peste. I monatti erano quelli che precedevano il carro degli appestati, avvertendo i passanti con il suono del campanello. Ai monatti erano affidati i lavori dignitosi e pericolosi della pestilenza. Mentre iniziano i parti degli animali e gli uccelli depongono le uova, le covano e fanno nascere i pulcini. La vita in campagna era tutta dedicata alla cura dei campi e alle semine primaverili. Nell'orto si potevano raccogliere le primizie, ma bisognava soprattutto seminare i nuovi ortaggi. Una volta veniva ricavata la farina per fare il pane e la pasta per tutto l'anno successivo. Verso la fine di agosto e settembre venivano raccolte le patate. La patata era considerata un tubero povero all'inizio del 1500 e divenne poi utilissima per riempire lo stomaco della povera gente. Tra i mesi di agosto, settembre e ottobre avveniva e avviene tuttora la raccolta del mais con le pannocchie che venivano staccate dalle piante, completamente a mano. Ecco poi la presenza del mercato di Saronno, audace luogo di incontri e di attività commerciali. Il mercato di Saronno risalirebbe al periodo visconteo. Tra il XIV e il XV secolo il mercato del borgo di Saronno si differenziò da quelli circostanti per la presenza di ferrai, sarti, tessitori di tele, tintori e oleari e ramari. Dopo la seconda metà del XVI secolo, a seguito della costruzione del santuario della Beata Vergine dei Miracoli, il mercato si ampliò, anche perché ad altri centri come Legnano e Lomazzo non venne concesso di realizzare un proprio mercato. È del 1709 un documento che riporta una lista di 82 commercianti distribuiti tra Piazza Grande, l'attuale Piazza Libertà, e Piazza della Vinosa, oggi Piazza Riconoscenza. Importante era la presenza degli animali e del famoso mercato boario. Una descrizione del 1833 dell'abate Raffaele di Ugoldo specifica che il mercato si teneva nei giorni di lunedì e venerdì e il più importante di mercoledì, con gli animali. Vedete che sfilano grandi, piccoli, tutti con il costume tipico dell'epoca dei quadri che stiamo rappresentando. Ecco il carro con l'arrivo delle nuove campane. Era un momento di grande festa e gioia per tutti. La vita quotidiana veniva regolata dalle campane ed è proprio sul suono di esse che inizia la giornata lavorativa. Nei giorni delle feste
Pasquale, quando le campane non si possono suonare, erano sostituite dal rumore assordante di un antichissimo ingegnoso marchingegno di legno chiamato Raganella. Tra le altre funzioni c'era quello di annunciare anche un pericolo imminente, dovuto a delle calamità, come ad esempio un incendio. E quindi c'era un'esortazione agli uomini per lasciare il lavoro nel campo e raggiungere la piazza del paese. Venivano suonate le campane anche quando c'era un forte temporale per allontanare la tempesta e i fulmini. La caduta di un fulmine poteva provocare un incendio ai pagliai. E avere un pagliaio bruciato da un fulmine era considerato, oltre che un danno, una maledizione. Ecco sfilare il corpo musicale cittadino di Saronno, che accompagnava come giorni nostri questi momenti solenni e festosi in cui i bambini giocavano, si divertivano e le famiglie potevano riposarsi dal lavoro dei campi e vedere momenti di festa tutti insieme, dal contadino fino al borghese più benestante. Sociali che partecipavano a questi momenti di festa, anche la donna sulla carrozza. Ecco l'autunno, l'autunno aperto dal carro che trasporta le botte. L'autunno è la stagione nella quale gradualmente si passa dal fervore primaverile del sole alla calma invernale. Nelle vigne era in pieno svolgimento la raccolta dell'uva, che nella cantina veniva trasformata in vino con operazioni che si prolungavano fino alla stillatura del vino nuovo verso la fine della stagione. Continuava la raccolta anche di alcuni frutti come le noci e si lavorava l'ultimo latte della stagione. Le tiepide giornate autunnali permettevano buoni raccolti nell'orto e dell'ultima frutta di stagione. Importanti erano i lavori nel bosco, con la raccolta dei suoi preziosi frutti, castagne, funghi, tartufi, mirtilli, lamponi e altre bacche. Nella scena della transumanza, la transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano dai pascoli situati nelle zone collinari o montane verso quelli delle pianure nella stagione invernale o viceversa nella stagione estiva, percorrendo vie tracciate e tramandate lungo i decenni. Ecco il gregge delle pecore che operano la transumanza. A seguire la scena del trasloco. Fare San Martino è un modo di dire usato nel territorio della pianura padana. Significa cambiare lavoro, luogo di lavoro e in senso più ampio traslocare. L'anno lavorativo dei contadini terminava all'inizio di novembre, dopo la semina. E allora il datore di lavoro, proprietario del campo o della cascina, non avesse rinnovato il contratto con il contadino per l'anno successivo, questi era costretto a trovare un nuovo impiego, altrove presso un'altra cascina. La data scelta per il trasferimento, per tradizione e ragioni climatiche, era infatti l'estate di San Martino, era quasi sempre l'11 novembre, giorno in cui la chiesa ricorda San Martino di Turra. Nelle città dove i lavori erano diversi da quelli agricoli, si diceva fare San Michele, moltissime persone vivevano in affitto e venivano stipulati per convenzione contratti il 29 di settembre, giorno di San Michele. E poi ecco che concludono il gruppo di cornamuse miradolesi in pedal. Si
Sant'Antonio. Vuoi vedere anche la tua pezza di qua? Vuoi andare o no? Tutto bene? Così andiamo? Loghi with philatelic lens as gadget may give more pleasant vision and with higher deepness. I wish you.